Buonasera a voi tutti che ci seguite su Libri TV. Oggi è 2 febbraio, siamo in collegamento con Claudio Barazzetta, dalla nuova sede dell'Associazione Radicale Milano Enzo Tortora, la nuova sede che sta situata in via Sebastiano del Piombo 11, ovviamente a Milano. Questa è un'occasione storica. Grazie Claudio intanto di essere qui collegato con noi e fare questa, diciamo, trasmissione che facciamo un pochino una duplice funzione, un attimo di approfondimento politico e anche di promozione per un'iniziativa collegata proprio alla nuova sede, diciamo, un'iniziativa dell'Associazione Radicale Enzo Tortora di Milano. Allora, io con Claudio ovviamente siamo reduci, siamo Liberi TV e reduce da un servizio, insomma, ormai diciamo rituale all'ultimo comitato di Radicali Italiani. Radicali Milano è un'associazione, diciamo, di quelle collegate, satelliti, insomma, Radicali Italiani. Ed è stato, anche se non era presente fisicamente, Claudio Barazzetta, è stato anche un po' protagonista perché pochi giorni prima aveva mandato una lettera di dimissioni dal comitato. E è insomma abbastanza pesante, in cui praticamente è anche abbastanza lunga, peraltro corposa, in cui argomentava in modo abbastanza ampio, insomma, tutta una serie di problemi e poi anche, diciamo, un disagio abbastanza che andava oltre il politico, secondo me. Io almeno ho letto questo, anche, insomma, anche abbastanza quasi esistenziale, personale. Per quanto riguarda ovviamente la posizione di questa associazione, e c'era tutta una serie, diciamo, di rimostranze dirette ovviamente alla segretaria, che era Kerry da Bernardini, e addirittura partendo, che effettivamente poi storicamente si può intravedere da lì un certo percorso che poi tu argomenti abbia portato alle tue dimissioni, addirittura dal congresso non da quello precedente. Ecco, io la lettera è molto lunga. Tu, Claudio, insomma, per quale pensi, ecco, se dovessi scegliere, diciamo, uno di questi dei tanti passaggi che tu hai sintetizzato per spiegare questa cosa triste, ovviamente, perché insomma tu sei una persona, un radicale importante di riferimento per tutta la parte, diciamo, del nord della Lombardia, quale sceglieresti? Ciao Gianni, innanzitutto grazie a Liberi TV per ospitarci in questo spazio. Siete forse i primi che hanno il piacere di entrare virtualmente nella nuova sede della Tortora, anche perché siamo, come ti dicevo prima, siamo in condizione un attimino disperata, non abbiamo ancora linea telefonica. Stiamo approntando il tutto in quest'ultima settimana proprio per arrivare all'8 asta e inaugurazione ufficiale della nuova sede, e poi ti dirò. Per rispondere invece subito alla tua domanda, la prima cosa che mi viene da dirti è che non muoio, nel senso, non sto morendo No, politicamente. tutt'altro, poi è un simpaticissimo proposito che hai messo, adesso non mi ricordo bene dove, se su Facebook o una lettera, che è quello di cercare marito, che è stata una cosa stupenda, devo dire. Vabbè, perché io sono sempre convinto che in tutte le cose, anche le più pesanti, si possono un attimino sdrammatizzare, quindi va bene così. No, dicevo, per rispondere alla tua domanda, quale delle motivazioni principali che ho esposto in quella lunghissima lettera di dimissioni, insomma, di manifestazione della mia non iscrizione a Radicali Italiani, perché questo è quello che poi in realtà conta, io ti direi, Gianni, le sceglierei tutte. Politicamente parlando, tutte. Il lunedì in cui io ho annunciato qua in sede della Tortora la mia non iscrizione a Radicali Italiani e la conseguente, chiamiamola dimissione, so che Rita ha avuto da dire su queste dimissioni non formalizzate, perché in realtà non si è scritto, chiamiamola dimissione, che ci intendiamo con i termini. Quando io l'ho comunicato qua in Tortora, effettivamente c'era con noi Valerio Federico, il tesoriere di Radicali Italiani, e Valerio, che ha una gran bella testa pensante, ha detto una cosa verissima. D'altra parte, Claudio non ha mai fatto mistero delle sue critiche politiche, anche strutturali, rispetto all'attuale struttura di tutta la cosa radicale. Nonostante queste sue note posizioni, attenzione, non posizioni critiche, a me, non so se vi ricordate, nei congressi scorsi ai quali ho partecipato, avevo fatto anche delle modestissime proposte che naturalmente non sono passate. Ecco, Valerio ha detto, nonostante le sue critiche, le sue posizioni erano note,
non ne ha mai fatto mistero, le ha espresse in tutte le sedi, e nonostante questo l'abbiamo per 4 volte eletta alla segreteria di Radicali Milano, fortunatamente, mi viene da dire, no, fortunatamente nel senso per l'associazione, nel senso che con tutti i membri delle giunte di segreteria e i tesorieri che si sono susseguiti quest'anno, insomma la Tortora, possiamo dire, è cresciuta in termini iscritti, è cresciuta in termini economici, soprattutto quello che mi piace di più pensare è che sia cresciuta come credito verso le istituzioni milanesi, e questo secondo me è la conquista politica più importante che abbiamo fatto. Quindi Valerio diceva, è successo quello, le sue critiche erano, sono sempre state note, non è mai fatto un mistero, nonostante questo è stato fatto un ottimo lavoro qua a Milano in questi ultimi 4 anni. Nell'ultimo congresso a Chianciano a novembre, Claudio ha votato contro la mozione generale di Radicali Italiani e nel suo intervento ha spiegato molto bene le motivazioni per cui non credeva che il tandem Federico Bernardini potesse continuare quest'anno, quindi ho votato effettivamente la mozione di Radicali Italiani, non ho votato la mozione di Radicali Italiani, chiedo scusa, la mozione generale. Nel momento in cui io mi sono ripresentato, perché avevamo un trasloco, ricordiamoci che l'assemblea della Tortora è stata fatta il 16 novembre, il 31 dicembre scadeva il contratto della vecchia sede, sarebbe stato come minimo un gesto e irresponsabile, molto poco carino nei confronti di un eventuale altro segretario. Io mi sono preso la responsabilità, il compito di traslocare, proprio di transitare la nuova sede della Tortora. L'8 febbraio, con quello che poi diremo dopo, il trasloco sarà finito, inaugureremo la sede, quindi dato che non mi sono iscritto a Radicali Italiani proprio per le motivazioni della mia lettera, la questione riguarda la Tortora nel momento in cui, da statuto di Radicali Italiani, per essere un'associazione riconosciuta di Radicali Italiani, il segretario deve essere iscritto, il segretario tesoriere devono essere iscritti a Radicali Italiani. Non essendo io iscritto, è più che giusto, è più che doveroso che io dia le dimissioni dall'associazione Enzo Tortora, che questa, ribadisco, nulla deve avere a che vedere probabilmente con tutte le motivazioni politiche che io ho espresso. L'8 febbraio, quindi domenica prossima, inaugureremo la nuova sede con questa grande asta che poi, di cui poi parleremo, e in quel giorno stesso io convocherò l'assemblea straordinaria per il 1° di marzo, rassegnando così le mie dimissioni dovute dall'associazione Enzo Tortora, e l'assemblea dei soci poi il 1° marzo in assemblea straordinaria deciderà da farsi senza nessun problema. Sì, perché poi ci sta tutta quanta la questione dell'iscrizione che deve essere fatta entro i 15 giorni, quindi insomma praticamente tu non saresti mai entrato a far parte del comitato non essendo iscritto, tutta una serie di, diciamo, di questioni anche un po' burocratiche. Però la cosa interessante è che in questa tua lettera, insomma, che è un po' una summa probabilmente di varie posizioni critiche ma anche propositive che tu hai espresso anche in passato, cominci, come avevo detto prima, diciamo cronologicamente, retrodatando insomma questo periodo fin al congresso non l'ultimo, quello precedente, quindi del 2013, di Radicali Italiani, in cui effettivamente l'episodio della famosa conferenza stampa in cui Marco Pannella e un gruppo di altre persone che si è autodefinita squadra definiva quel congresso il nulla, salvo poi dopo candidare una propria appunto persona, appunto Rita Bernardini, alla segreteria, ecco, è stata effettivamente un po' una svolta, un po' è questo che tu hai inteso inserendo appunto citando questo episodio nella tua lettera. Sì, è stata una svolta, ma così come era stata una svolta, faccio un passo indietro. Secondo me tutto è iniziato nella famosa direzione dei Radicali Italiani, prima del congresso di Roma, all'ERGIFE 2011-2012, adesso non mi ricordo, il congresso all'ERGIFE in cui si approvò il famoso emendamento, la modifica l'anno prima, 2013. Esatto, in quella direzione che precedeva il congresso, a un certo punto, non so se vi ricordate, era uscito il discorso della cassa, dei soggetti costituenti, con Cappato che diceva Pannella, effettivamente anche la lista Bonino Pannella è costituente del Partito Radicale, ma si presenta alle elezioni, eccetera. Ecco, in quella direzione in cui Marco Pannella giustamente disse, ecco, sarebbe opportuno mettere un
una cosa del genere, perché altrimenti non si è costituenti di nulla, non utilizza naturalmente il nulla. Ecco, secondo me inizia da lì a sgretolarsi un po' la situazione, perché poi è inutile nascondercelo, sappiamo che esistono due anime un po' in radicali italiani, diciamo così, in radicali italiani, passatemi questa semplificazione. Secondo me inizia lì, la cosa poi ha assunto aspetti di forte scontentezza nel congresso dell'ERGIF 2012. Stavamo nel 2012 all'ERGIF, sì. Che poi ci ha transitato in quel congresso che tu citavi giustamente, Gianni, a Chianciano nel 2014, della famosa conferenza stampa, dove qui dentro c'è nulla. Ora, non capisco, io veramente faccio fatica a capire queste cose, perché la tortora nel nostro piccolo è il classico esempio che io ho continuato a dire, quando ci sono le battaglie radicali che siano portate avanti principalmente, siano di ispirazione della coscione, di certi diritti, di questo, di qua, noi le abbiamo sempre fatte, tutte le abbiamo sempre fatte bene, anche perché in realtà siamo sempre quella, l'anno scorso avevamo 100 iscritti, però sono sempre, lo sappiamo, una ventina, venticinquina di militanti che poi si impegnano effettivamente. Quindi tutto sommato definire dal Presidente del Senato radicale un'associazione costituente, il nulla, mi sembra politicamente poca cosa, mi sembra veramente una cosa personale. Poi, per l'amor di Dio, l'hai detto giustamente te, definisco il nulla un qualche cosa, però mi faccio la mia brava squadretta per appropriarmi di questo nulla, insomma, se di nulla si tratta allora tanto vale chiuderlo, ma chiuderlo a questo punto veramente già un bel po' di tempo fa, come si diceva. Quindi abbiamo avuto l'anno radicale 2013-2014 con la segreteria Bernardini e la tesoreria di Valerio Federico, che è andato bene, sì, è andato bene, no, a giudicare degli esiti del congresso bisognerebbe dire sì, è andato bene perché sono stati rivotati. Noi l'anno scorso, noi radicali, non noi radicali milanesi, noi radicali tutti, credo che abbiamo fatto molta fatica a anche semplicemente a uscire, a presentarci, a presentarci con delle vere e, come dire, delle proposte politiche di appeal. Ora, io ho fatto, l'altro giorno ero a pranzo con Valerio Federico, appunto, e io continuo a dirgli, ci sono, sbanchiamoli, meno inquino, meno pago, cioè, sono delle ottime battaglie da quel punto di vista, però non saranno mai come una raccolta firme, come una campagna referendaria, eccetera, perché sono un attimino più ristrette, però d'altra parte quali sono gli strumenti? L'alternativa che io continuo, questo sì, un po' politicamente, polemicamente a sottolineare, sarebbe stato passare un anno, se non ci fossimo inventati qualche cosa noi qua a Milano e altrove con altri mezzi, sarebbe stato un anno di presidi fuori dalle carcere. Ora, va bene, va benissimo, non credo che con i presidi fuori dalle carceri la situazione dei detenuti, ad esempio, possa migliorare. Poi tutti gli altri aspetti positivi li lasciamo a chi è più esperto e a chi ha più a cuore questa battaglia che me. L'anno scorso quindi io sono stato convinto che non sia stato un grandissimo anno radicale, ho detto a congresso, quindi del novembre 2014, quindi l'ultimo congresso, c'è un congresso appena finito, che un altro anno con la segreteria Bernardini e la tesoreria Federico sarebbe stato un anno di grande fatica. Io arrivo quindi da questo periodo in cui veramente ci siamo impegnati, io in prima persona, ma anche tutti gli altri compagni milanesi, senza mai ricevere grandi apprezzamenti, devo dire, anzi di solito è esattamente il contrario. Quindi sono 4 anni di segreteria, ho portato avanti un'associazione, secondo me, in uno dei migliori dei modi, ho dato, come dire, nel mio piccolo, spinta alle campagne di radicali italiani sul territorio, giustamente come associazione riconosciuta da radicali italiani, non ho votato la mozione generale, non rivolevo un altro anno Bernardini Federico, è più che lecito che io quest'anno dica vabbè, abbiamo fatto anche il trasloco della tortora, quest'anno, che poi in realtà sono 6 mesi, mi prendo un attimo di riposo, non sparisco, nel senso io continuerò a essere qui a fare le cose, eccetera, però senza tutta quella responsabilità istituzionale che ogni tanto, anzi non ogni tanto, che è buona cosa ti debba ogni tanto far mordere la lingua, non dire troppo, eccetera. So che Marco Pannella ha utilizzato parole poco, poco, poco sì.
perché nei miei confronti lo sappiamo, insomma, non sarebbe Pannella, nel senso nel personaggio, per me è una consuetudine, se non fosse così, no, infatti, e quindi diciamo anche, forse mortifica un po' la prevedibilità della cosa, ma comunque vabbè, però insomma è così, punto. No, mi piace, guarda, ne approfitto un attimino, Gianni, per sottolineare la cosa, perché mi preme, è una cosa a cui ci tengo veramente tanto. Mi piacerebbe aver fatto passare il messaggio che ho spesso ribadito, che non sono le strutture che non funzionano, non sono le idee che non funzionano, dipende però come le facciamo funzionare, come le persone le fanno funzionare. Se le cose non vanno bene è inutile continuare a tentare di fare qualche cosa. Poi certo, poi ci sono delle differenze di idee politiche, di strumenti, di iniziativa politica, quelli sono leciti, guai se non ci fossero anche quelle. Quindi l'8 febbraio inauguriamo la sede della Tortora, io mi faccio un attimino da parte, mi dimetto e lascio spazio a qualcun altro di portare avanti, di terminare quest'anno, che comunque sia, a quanto pare non sarà un anno intensissimo di attività radicale sul territorio. Infatti anche qua a Milano stiamo cercando di capire come fare, di quali strumenti di iniziativa popolare, ricollegandoci alla mozione di Radicali Italiani, portare sul territorio. Noi adesso siamo impegnati col trasloco, finiamo il trasloco e poi mi prendo il meritato riposo, diciamolo così. Ecco, qual è la motivazione? Sei affiancato... senz'altro, ma ricordiamo che sei affiancato anche dal cosiddetto 1 bis, il tesoriere, la bravissima e bellissima Barbara Bonvicini, che ovviamente ti darà in questo passaggio una massima. Guai se non ci fosse Barbara, Gianni. Buonasera, ciao Barbara. Ciao. A Liberi TV. Ciao, scusate, ero dietro le quinte perché stiamo ancora catalogando. Stai lavorando per questa cosa. Io leggo sul vostro sito, peraltro, che oltre ovviamente alla lettera, appunto, 40 anni di storia, o l'articolo, insomma, di Radicale all'asta, ci sarà proprio questa sera, se non sbaglio, una riunione consueta, ovviamente, ma anche per parlare di una riunione del 15 febbraio in Torre Argentina. Ecco, questa riunione di che cosa parlerà, cioè di che si tratta questa riunione a Torre Argentina? Leggo alla fine di questo articolo. Lo stai chiedendo a me o a Barbara? Non lo so, a qualcuno. Allora, io che l'ho scritta anche la newsletter. No, domenica 15 febbraio in Torre Argentina è stata convocata una riunione proprio per una riunione aperta naturalmente a tutti, da Rita, da Valerio e da Riccardo, per tentare di capire e iniziare a portare avanti quella parte della mozione che ho citato prima, ossia quello di attivare gli strumenti di iniziativa popolare. Quindi quando l'altro giorno ho parlato con Valerio, lo scopo di questa riunione è vedere innanzitutto chi ci starebbe, perché chiaramente è una parte della mozione generale di Radicali Italiani, quindi è importante sapere chi come punti di riferimento e come associazioni ci starebbero. L'idea potrebbe essere, e se non sarà questa magari la proporrò io direttamente, quella di partire con questa attivazione degli strumenti di iniziativa popolare con delle tematiche puramente nazionali che quindi coinvolgono tutti quanti sul territorio, e affiancare per ogni associazione o punto di riferimento, sotto la mai punto di riferimento ce l'ho in bocca da un po', e attivare magari sul locale. Quindi anche questa sera, magari se il Consiglio Comunale glielo permette, ci raggiungerà anche Cappato, perché stiamo effettivamente cercando di capire su quali temi investire questi strumenti eventuali di iniziativa popolare anche qua sul territorio di Milano. Quindi domenica 15 febbraio c'è quella riunione in Torre Argentina e saremo anche noi collegati qua alla Torre. Quindi sarete collegati però assolutamente si cercherà di collaborare, di mettere a disposizione le forze se l'idea è quella di creare dei gruppi di lavoro effettivamente attivi che possano organizzare una raccolta firme o qualche altra iniziativa per quest'anno radicale, assolutamente. Perfetto, allora, questa iniziativa, allora, questa nuova sede, diciamo un pochino, ripetiamo l'indirizzo, più o meno diciamo dove sta, in che zona sta, e questa iniziativa appunto di autofinanziamento, che poi quella è, di che cosa si tratta nei dettagli e che persone coinvolge. Io mi pare di aver capito che ci sono anche dei radicali, tra virgolette, storici, che insomma sono coinvolti in questo. Sì, stiamo cercando di
farlo. Allora, visto che l'asta se la sta seguendo smadruppando, come si dice da queste parti, quasi esclusivamente per quanto riguarda la parte organizzativa, Barbara, te la faccio raccontare da lei. Mentre per quanto riguarda la sede, è in via Sebastiano del Piombo 11, come abbiamo già ripetuto, è quasi in centro Milano, nel senso che è in zona Fiera. In zona Fiera, esattamente tra le stazioni di Lotto e Amendola della linea 1 e da marzo dalle stazioni di Portello, Lotto e Tre Torri della linea 5 della metropolitana, quindi veramente è facilmente raggiungibile. Per intenderci, per chi dovesse essere pratico di Milano, è esattamente dove c'era la vecchia fiera di Milano, e adesso è già costruito il dritto, il grattacielo più alto d'Italia, stanno costruendo gli altri, quindi sì, ci siamo scelti un'ottima zona di Milano. È sempre uno scantinato piccolino, sono 70 metri, però è molto più moderno, molto più vivibile, molto funzionale per l'osservatorio Expo. Assolutamente, siamo due passi dal sito della fiera. Sì, no, ma la posizione è decisamente strategica. Ormai oramai Milano quest'anno, stavo dicendo l'anno prossimo, ma no, quest'anno. Quindi fammi fare un po' di pubblicità, Gianni, e poi ti lascio a Barbara, è una visione un pochino più decente che la mia. Via Sebastiano del Piombo 11, Milano, M1 Lotto Amendola, M5 Lotto Portello e Tre Torri, e chi volesse, noi ci troviamo tutti lunedì sera dalle 21 in avanti, chi se vuole qualcuno venirci a trovare, e perché no magari iscriversi, tanto meglio. E a proposito di iscrizione e di raccolta fondi, l'asta del 8 febbraio, domenica 8 febbraio, inauguriamo ufficialmente la sede con questo evento che Barbara adesso gli andrà a illustrare. Allora, parola alla tesoriera Barbara Bonvicini. Allora, sei andato via un attimo, quindi no, mi sono persa l'introduzione, però no, l'asta ci è venuta in mente perché nel fare il trasloco effettivamente ci siamo resi conto della quantità immane di materiale di cui avevamo a disposizione, e quindi effettivamente poteva essere già stata fatta un'asta più o meno 4-5, correggimi se sbaglio Claudio, anni fa, 4 anni fa, e adesso ci siamo trovati nelle condizioni sia per le ristrette dimensioni della sede, che comunque non varia tanto da quella precedente, a dover mettere in pratica una cosa per svuotarci di un po' di materiale, e la cosa migliore era organizzare un'iniziativa di autofinanziamento prima magari di una campagna iscrizione che avverrà invece in primavera. Anche perché questa sede a Milano è difficilissimo provarla in altro modo, si è riusciti a trovare tramite agenzia, per cui abbiamo avuto anche l'onere delle spese per l'agenzia, come ormai gli ascoltatori di Liberi TV si saranno stancati di ascoltare, comunque tutti sanno, l'affitto riusciamo a pagarlo attraverso una sorta di meccanismo che viene chiamato cordata tortora, cioè una serie di persone, adesso siamo arrivati più o meno a 30 persone, in leggero aumento rispetto all'anno scorso perché il mio appello straordinario al congresso di novembre è stato ascoltato, e ci troviamo con 30 persone che contribuiscono effettivamente al pagamento dell'affitto, senza le quali non avremmo assolutamente un tetto sopra la testa. Per cui, per dare una mano e far tirare un po' il fiato a questi generosissimi contributori, che comunque sono radicali storici e da quest'anno anche parecchi radicali, stiamo decidendo di fargli tirare una boccata d'aria almeno per quanto riguarda le spese dell'agenzia o comunque le spese del trasferimento, del trasloco, eccetera. Ci abbiamo provato abbiamo dovuto noleggiare un furgone per il trasloco, perché ovviamente le scaffalature erano importanti da portare, e abbiamo fatto una spesa di 79 euro per il trasporto, e c'è stato un overbooking di contributi che ha superato di oltre 150 euro il costo effettivo del noleggio del furgone. Quindi effettivamente da questo punto di vista veniamo molto ascoltati sulla ricerca di contributi. Questa asta è iniziata bene grazie a un articolo che è uscito. Importante, è vero, sì. Esatto. E ci ha dato una buona visibilità per quanto riguarda almeno la provincia di Milano, e Repubblica è stato talmente gentile da offrirci la possibilità di avere loro che seguono tutto l'evento per l'intera giornata, per cui avremo le telecamere di Repubblica in sede insieme a tanti altri ospiti e speriamo qualche relatore in più, e sta iniziando già al 6:15 ad affollarsi la sede, per cui
È bello perché hai partecipato almeno a questa sede, la certo, sede nuova. Certo. No, volevo soltanto chiedere se era possibile addirittura una parte, intanto volevo chiedere giustamente più o meno di che articoli si trattava, insomma, che cos'erano queste cose che mettete in vendita e se era possibile addirittura acquistarli online. Assolutamente. Sì, allora i poster sono visibili per ora solo sulla pagina di Facebook dell'associazione, nel senso che c'è l'evento con i poster con una breve descrizione che siamo riusciti, anche questo è stata la maggior parte del lavoro, da trovare un poster che magari è un manifesto che era la prima volta che vedevo, quindi sono stati molto collaborativi anche i compagni sull'aiutarmi a effettivamente a decifrare queste battaglie. E sono parecchi manifesti, sono circa una trentina, alcuni verranno venduti a prezzo fisso ovviamente perché ne abbiamo parecchi e sono quelli delle campagne più nuove, come per esempio Milano si muove, ovviamente per chi voglia comprare tra virgolette o comunque sostenere magari una futura campagna milanese può comprarsi il poster o il manifesto della vecchia e effettivamente contribuire affinché altre battaglie possano essere messe in campo. E ci sono altri manifesti più storici, diciamo così, il più vecchio dovrebbe risalire al 79 se non sbaglio, per cui quelli hanno 76, hai ragione, con voto partito radicale, non aveva ancora neanche il simbolo del lutto a fianco alla rosa, praticamente alla mano, al pugno con la rosa, e niente, quindi speriamo che questo valore storico invece, cioè quelli di valore storico, di maggior valore storico, vengano apprezzati e battuti effettivamente al prezzo che meritano. È veramente l'occasione di portarsi a casa veramente un pezzo di storia e l'occasione appunto di liberarsi anche del vecchio per poter mettere in pratica poi il nuovo. Era sostanzialmente il concetto di fondo che volevamo passare, cioè è inutile tenere veramente reliquie dove piangere e rimembrare i vecchi tempi andati, ma è meglio, vabbè, tenerne ovviamente il giusto ricordo, però metterle in vendita per poter raccimolare qualche fondo per metterle in pratica alcune di nuove. Sì, e ovviamente, sì, per rispondere all'ultima cosa, verrà fatto assolutamente anche in tempo due giorni la pagina internet, così almeno anche quelli che non hanno Facebook e non possono accedere a Facebook il catalogo dei manifesti che verranno battuti all'asta, e l'asta potrebbe dobbiamo decidere effettivamente la piattaforma, stasera la riunione sarà anche per decidere questo tipo di informazioni, molto probabilmente sul hangout di YouTube, così da poter seguire l'asta direttamente in diretta, si potrà accedere da qualsiasi parte d'Italia, abbiamo anche non ricordo dove Anna Missiaia, comunque da Inghilterra, esatto, chi ci seguirà e chi potrà aggiudicarsi anche da remoto, da lontano, un pezzo di storia. Perfetto. I costi della spedizione sicuramente saranno a carico nostro. Addirittura, perfetto. Quindi collegatissimi in tutti i modi con internet si potrà seguire quest'asta, avrete sicuramente fatto anche una documentazione fotografica a fine appunto, diciamo, di archivio in qualche modo. Manca di tutta qualcosa, questa qualche chicca ve la spediamo in settimana. Guarda, fra un po' di giorni, probabilmente subito dopo l'asta, avremo una sezione sul sito della Tortora, www.radicalemilano.it, in cui raccoglieremo tutti i manifesti storici che sono resuscitati dai vari traslochi, dal corso di Porta di Vigentina prima, ma la chiamata Chiesa di Taddei dopo, e quelli che abbiamo trovato qua in Sebastiano del Piombo. Quindi sarà veramente una bellissima pagina di storia radicale, ma direi di più, di storia della Repubblica. Esatto. Sì, 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 fateci di avere, cerchiamo un po' di fare lo spam, come sappiamo, sui social, che insomma, e poi comunque sia, io penso che alla fine è un modo per valorizzare più che, perché poi alla fine, insomma, questa roba resterà nell'ampio ambito più o meno radicale, insomma, perché poi chi è che è interessato? Quindi resteranno più o meno, secondo me, in famiglia, anzi, magari verranno valorizzati da persone che magari potranno esporli e farli conoscere in questo modo, anziché magari tenerli in uno scaffale, potranno servire anche come veicolo di una storia, di una cultura politica, insomma, e nello stesso tempo essere da sostegno all'associazione per la sede. Assolutamente. Sì, stiamo pensando per quelli che abbiamo ovviamente come unici e che non venderemo all'asta o perché è troppo vecchio o perché magari qualcuno rovinato, di creare una sezione in cui si può adottare un poster, ovviamente verrà inviata a casa una stampa ridotta del poster, non in dimensioni originali ovviamente, ma tramite quel contributo
testo ci verrà data la possibilità di comprare una teca dove effettivamente non farli sgretolare dal tempo e, certo. dall'usura. Bene, bene, un sacco di idee, ottimo, molto operativi, molto attivi. Io vi auguro in bocca al lupo per questa asta e cerco di, se possibile, e cerchiamo come Libri TV di dare diffusione a questa cosa, ma anche personalmente tramite, appunto, come ho detto, i social. E se ci avete qualche altra cosa per aggiungere, allora i riferimenti, il sito, pagina Facebook e andiamo in chiusura. Allora, il sito è www.radicalimilano.it e lì ci sono quasi ogni tipo di informazione, dalla storia di Radicali Milano a chi siamo, cosa facciamo, le campagne e naturalmente la possibilità di iscriversi direttamente anche online con bonifico o carta di credito. Per quanto riguarda Facebook, è sufficiente ricercare Associazione Enzo Tortora Radicali Milano e la pagina è quella, collegata a questa al nostro account Twitter Radicali Milano, il nostro canale YouTube Radicali Milano, sempre dove nei limiti, poi siamo un po' in ritardo perché il trasloco è stato veramente ci ha impiegato un sacco di tempo, per cui ogni attività ordinaria si è un po' fermata, quindi siamo un po' a rilento nella pubblicazione delle nostre riunioni, dei nostri eventi, dei nostri video eccetera, però c'è anche quel canale YouTube sul quale tra l'altro transiterà l'hangout aspetta, hai detto una cosa interessante, pubblicazione delle riunioni, in che senso? Che nei limiti del possibile, allora fino a che stavamo in Malacchia Marchesi detta Dei, la gran parte delle riunioni, salvo che per problemi tecnici, tipo ho la memoria della scheda della videocamera piena, tanto che per problemi di questo genere le riunioni della Tortora vengono registrate e poi vengono pubblicate sul canale. Cioè, la trasparenza è nostra, quindi applichiamola. Molto bello, molto bello. Tanto al posto di prima, la trasparenza è nostra, quindi l'applichiamo in qualsiasi ambito. Quindi sì, quindi pubblichiamo quello, pubblichiamo i video delle nostre manifestazioni, montiamo, insomma, cerchiamo anche di rendere, come dire, esattamente come dicevo prima, più leggera, meno pesante l'attività politica, che sappiamo che può anche essere decisamente pesante, quindi prenderla un po' con allegria, fare dei video, collaborare con tutta la gente, prendere i passanti di Milano, è bello, si diverte. Senz'altro, ricordiamoci anche che poi sul sito sarebbe gradito anche la possibilità di iscriversi all'associazione. Certo. Ci sarà PayPal, tramite conto corrente o venendoci a trovare se qualcuno poi passa da Milano, assolutamente. Perfetto, e allora in bocca al lupo per questa nuova avventura, perché è un'avventura, diciamo, che continua in qualche modo in una nuova sede, e in bocca al lupo anche a Claudio e a Barbara, e Claudio ovviamente per la sua ricerca e non per altro del marito. Stiamo lavorando. Gianni, me la tiri fuori, prima di un marito avrei bisogno di un lavoro. lo so. È una posizione comune a molti in questo periodo. Certe volte c'è chi anche accomuna le due cose, diciamo, trova l'affetto per il lavoro sarebbe un massimo. Gli affetti con le attività, Gianni. Questo è vero. C'è una certa etica che dice questo. Comunque, vabbè, prima un lavoro, allora prima un bocca al lupo per il lavoro, a cui in qualche modo ci accomuniamo nell'augurio. E, per quanto riguarda mariti, no, perché, ma se non altro perché io sono separato in via di divorzio, insomma, quindi. Ma quindi basta, hai già dato. Penso di aver già dato. Grazie ancora e a presto, arrivederci su Libri TV. Grazie a te, Gianni, davvero, grazie a tutti. Ciao. Ciao.